Amici, piccolo G canta, non vado a fan pensano sia riferito al Capodanno Gate. Domenica 22 gennaio, su Canale 5, è andata in onda una nuova puntata di Amici. In tale occasione il cantante Piccolo G si è esibito sulle note del brano Fuori dal tunnel di Caparezza. Ma ha inserito una strofa criptica che parla di feste e ragazzi che compiono le peggiori azioni. Secondo i fan del talent show, l'allievo potrebbe aver fatto riferimento al Capodanno Gate scoppiato nella casetta la notte fra il 31 dicembre e l'1° gennaio. Durante la sua esibizione Piccolo G ha inserito una strofa modificata criptica all'interno del brano Fuori dal tunnel, canzone di Caparezza del 2003. Le parole finite al centro della discussione mediatica sono le seguenti: non vado a festine e festoni pieni di ragazzoni che compiono le peggio azioni con le peggior canzoni. Le peggio tradizioni fanno grandi bicchieri e dopo grandi contrazioni. Alla parola contrazioni il cantante ha anche fatto una smorfia, come se indicasse un mal di pancia. In studio, la performance dell'allievo di Rudy Zerbi è stata molto apprezzata. Sul web. Però, alcuni utenti hanno ipotizzato che la strofa inserita da Piccolo G possa essere un riferimento al Capodanno Gate scoppiato in casetta. In particolare un utente ha sostenuto che il cantante avrebbe lanciato delle frecciatine ai 6 allievi coinvolti nel fattaccio. Un altro telespettatore ha visto nelle parole una sorta di dissing, nel rap sinonimo di una presa in giro o una critica nei confronti di qualcuno o qualcosa, NDR. Ovviamente tutto questo è solamente di una supposizione dei telespettatori poiché non c'è alcuna prova che Piccolo G abbia voluto effettivamente lanciare delle frecciatine ai suoi compagni di classe. Il Capodanno Gate è emerso in occasione della registrazione di Amici di Maria di mercoledì 11 gennaio. Quando Maddalena, Wax, NDG, Samu, Tommy Dali e Guerra, Valeria Mancini, hanno ricevuto un provvedimento a causa di un episodio accaduto la notte del 31 dicembre 2022 all'interno della casetta. La produzione del talent, in comune accordo con Maria De Filippi, ha deciso di non rendere pubblici i fatti per tutelare i ragazzi e i telespettatori. Sul web, però, sono state fatte da parte dei fan delle ipotesi di vario tipo. Nessuna delle quali ha trovato conferme da parte della produzione.